Ciao e benvenuta o benvenuto al 97esimo episodio di Musicista Vincente. Come sempre mi chiamo Luca Esposito, sono laureato in trombone e oggi parleremo della scoperta dell'acqua calda, ossia delle tangenti, delle mazzette presso il conservatorio, un tema a me molto molto caro. Ovviamente che ogni volta che si può parlare male dei conservatori non mi tiro indietro. Come sempre, prima di iniziare con l'argomento di oggi, ti invito a far crescere questo progetto, ti puoi iscrivere al canale, puoi condividere questo contenuto. Ovviamente non so se sei uno spirito polemico come il mio, magari lo farai, oppure puoi finanziare questo progetto e ottenere un bel po' di regalini in cambio. Infine ricordo le risorse gratuite, cioè la tesi di laurea se sono uno strumento della famiglia degli Ottoni e contenuti specifici per i trombonisti e che puoi ricevere iscrivendoti alla Bond Letter. Trovi tutto in descrizione al contenuto o facendo un bel giro sul sito. Quindi questo contenuto parleremo di cosa è successo al Conservatorio di Milano, perché questi comportamenti in realtà uccidono la musica, stanno uccidendo la musica, ma cioè in realtà più che altro si infierisce su un moribondo, come vedremo almeno dal mio punto di vista, e quindi vedremo perché tutto ciò è piuttosto grave. Allora, come probabilmente sai, qui siamo un po' sugli argomenti di attualità, di gossip, e ricevo queste informazioni con una funzione di Google che si chiama Google Alert. Praticamente tu vai su questo strumento, scrivi delle parole chiave e ogni giorno ti arrivano delle mail con le notizie che trattano appunto questi argomenti. Quindi ci andiamo brevemente nella condivisione dello schermo e quindi vediamo un po'. Ho qui già selezionato un paio di articoli, uno dell'ANSA e uno della Repubblica, in cui vediamo un attimo cosa è successo al Conservatorio di Milano e vedremo perché è la scoperta dell'acqua calda. Quindi, mazzette professori, indagine al Conservatorio di Milano. Perquisite case di 3 docenti e 2 allievi, l'ipotesi è corruzione. Quindi c'è circa 110.000 euro sono stati sequestrati ieri dalla squadra mobile di Milano nel corso delle perquisizioni disposte dal PM Giovanni Polizzi, che da circa 5 mesi sta indagando su un caso di presunta corruzione al Conservatorio Giuseppe Verdi. L'ipotesi è che alcuni studenti abbiano pagato i docenti per avere una corsia preferenziale nelle selezioni per l'ammissione ai corsi di canto. Cioè, questo è un qualcosa di assurdo, cioè pagare manco per dire vabbè, oramai sono entrato, non è cosa per me, però comunque voglio il titolo, magari ci sta, cioè non sono comunque d'accordo, ma però magari ci sta che per completare questo percorso di studi magari caccio una cosa di soldi e mi fanno prendere questo benedetto titolo. Ma cioè, quando uno parla di pagare per entrare, cioè la cosa è veramente assurda. Qui poi c'è anche un articolo preso dalla Repubblica, ovviamente specifico di Milano, Conservatorio Verdi, il tariffario delle mazzette, 12.000 euro per ammissione. Gli studenti del corso di canto, la bomba è scoppiata, ma già si sapeva, cioè per questo dico la scoperta dell'acqua calda, perché sono cose che ho visto spessissimo anche dalle mie parti. Quindi per tutti o quasi il pensiero del giorno è l'indagine per corruzione che ha sconvolto l'istituzione la più prestigiosa d'Italia. Qualunque conservatore di cui si parla è il più prestigioso d'Italia, vabbè, questa è un'altra faccenda. È una delle maggiori anche a livello numerico, frequentata da 1650 allievi, di cui 253 stranieri. E poi qui ovviamente c'è il contenuto, ovviamente devi essere abbonato, ma non ci interessa. Quindi adesso ce ne torniamo qui a schermo e commentiamo la scoperta dell'acqua calda, cioè giro di soldi all'interno dei conservatori, assurdo. Io non l'avrei mai, veramente mai detto. Guarda, è una cosa che mi ha sconvolto proprio dal profondo, mi ha fatto riflettere proprio sul senso della mia vita. Chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, smettiamola di fare i pagliacci. Allora, io dico sempre, oramai sono sempre più convinto del fatto che i conservatori hanno fallito, ma in particolare ha fallito tutto il sistema musicale italiano. Poi tra l'altro la musica già non è che stava in chissà quali condizioni, ma è stata poi definitivamente uccisa quando abbiamo deciso di trasformare il conservatorio dal vecchio al nuovo ordinamento. Non è che è stata uccisa, è che più che altro è stata persa un'occasione. E poi comunque la distruzione della musica è un fenomeno che avviene da un buon 50 anni e avviene a tutti i livelli.
perché voglio dire, nelle orchestre comunque prima erano un po' di più, ma adesso molte comunque continuano a lottare per restare aperti, anche se andiamo a vedere le orchestre che ci sono all'estero, già pure in una grande città tipo Berlino, andiamo a vedere le orchestre che ci stanno a Roma, il divario è imbarazzante. Poi ci sono orchestre di tutti i livelli, cioè io vado nei paesi civilizzati, ma non è che si possa dire esattamente anche per l'Italia, nonostante però la sua tradizione musicale, che attenzione, voglio dire che a livello di tradizione noi siamo i leader al mondo per quanto riguarda la musica. Poi per quello che riguarda la gestione della musica nell'ultimo secolo, ovviamente ci sarebbe tanto 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 da dire. Ora, ovviamente, perché questo argomento mi scalda, mi fa partire l'ironia, mi fa partire l'embolo, mi fa partire la rabbia, perché comunque io molte di queste scene le ho viste anche dalle mie parti, ovviamente evito di nominare città, istituzioni e quant'altro, perché cioè tutto sommato non è che voglio problemi da questo punto di vista, però ovviamente queste sono prassi che sono state accettate un po' da tutti, cioè sono state accettate dalle istituzioni, sono state accettate dai docenti e sono state accettate anche dagli studenti. Quindi oggi veramente ho visto molte scene in cui era normale pagare anche effettivamente, cioè 12.000 euro per l'ammissione. Io sono rimasto veramente sconvolto, cioè là sì, veramente sono rimasto sconvolto quando ho letto le cifre. Però per esempio ho saputo di diplomi in cui se non si davano 1.000 euro a commissari tu non prendevi il 10, oppure molti casi in cui se non andavi a casa di tizio e caio non prendevi il massimo dei voti. Io stesso ho avuto molti problemi nella mia prima parte di formazione con questo, cioè il fatto che io non seguissi delle procedure, ecco, chiamiamole così, mi ha rallentato. Quindi non è stata solo l'ansia della prestazione di cui ho parlato qualche contenuto fa, ma ci sono stati pure questo tipo di problemi, cioè che se non facevi determinate azioni comunque la vita ti veniva resa difficile. Quindi questo è un fenomeno molto diffuso, fenomeno a quale che io fieramente mi sono opposto, nel senso che io ho sempre specificato che sia per una ragione economica, perché io già lottavo per stare dietro alle tasse, per stare dietro alle spese auto, per stare dietro a tutto ciò che mi serviva proprio per frequentare, quindi ovviamente puoi immaginare mi avanzavano ben pochi soldi da dare a queste persone. E poi al di là di questo anche per una questione ideologica, perché se io casa di gente per prendermi il titolo, questa è una cosa che non ho mai capito. Però la cosa grave è che io quando ne parlavo con le altre persone è un fatto normale, quello funziona così, scusami, perché se tu non vai che succede, quello non mi fa laureare, cosa che non è vero, perché sì, io ho dovuto fare un po' di casini con la segreteria, ho dovuto fare delle lotte che poi alla fine me ne sono uscito comunque una mano avanti e l'altra dietro, come si suol dire, però tuttavia l'ho preso il diploma ma alle mie condizioni. Quindi, anzi, per quanto riguarda la mia classe, ancora ad oggi per quanto mi risulta, io sono stato l'unico che è uscito da quella classe con il pezzo di carta senza versare un euro che non sia stato in tasse o in quote accademiche, l'unico che io sappia. Poi ovviamente quel conservatorio non lo frequento più da 5-6 anni, quindi non so se la situazione sia cambiata, però questo è un fenomeno diffuso. Anzi, queste cose qua succedono pure nei teatri, che ovviamente per entrare in certi circoli, se non vai a fare lezione con tutti i membri di quella sezione, poi quando vai a fare la lezione e concorso, sì, può essere pure bravo, ma cioè la domanda è, ma questo chi cazzo è? Che cazzo l'ha mai visto? Si è fatto mai vedere a casa? Perché mi devo prendere... Cioè sono dinamiche che non è che... Cioè in campo orchestrale, ma non piamoci per culo, ecco. Diciamo le cose pure per quelle che sono, quindi mi perdonerete pure un po' il linguaggio, diciamo, colorato. Ma chi vuoi... cioè chi vogliamo pigliare per culo? Queste cose qua ho sentito molte storie, ma le abbiamo sentite tutti. Quindi se sei un musicista che fa il conservatorio, sei un ambito classico, ma quante ne sentite? Delle schifezze che vengono fatte nelle accademie giovanili, nei teatri, in qualunque contesto, ma vogliamo parlare delle schifezze che si fanno per entrare nelle scuole pubbliche, le schifezze che si fanno per entrare in conservatorio ed insegnare giovanissimo, cioè, ma cioè se qua se parliamo, cioè a parte che viene un contenuto di 27 settimane, ma ancora, perché però noi abbiamo accettato, queste cose sono state accettate,
perché noi musicisti in combutta con la politica, quando la politica ha iniziato a fare tutte le regole assurde per assumere personale nelle scuole, ovviamente conveniva, perché se tu per esempio sei un totale incapace e il corpo insegnante italiano, ma non solo musicale ma proprio in generale tutte le materie, è composto da, faccio una stima, da 80% di incapaci che non hanno voglia di insegnare, mentre poi magari quelli bravi, ecco, proprio perché magari non si fanno le carte, puntano sulle competenze, poi magari entrano, oppure entrano tardissimo, non entrano proprio, sono precari per tutta la vita. Quindi questa cosa perché è convenuta? Perché ovviamente se io sono un incapace, però mi vado a fare il corso sulla lavagna elettronica e mi vado a fare il corso di C2 di spagnolo e di C2 di inglese, perché qua sono tutti C2 di inglese, almeno dalle mie parti sono tutti C2 di inglese, poi non so manco dire, cioè se va un turista e dice ma dove si trova un bar più vicino, spalangono la bocca, cioè tipo la Mr. Bean. Sono tutti C2 di inglese, tutti esperti informatici, tutti arrangiatori, tutti sanno fare tutto, che ovviamente basta che paghi e quindi ovviamente ti fai le carte, che non è che oggi cioè, se vai in una scuola e ti serve il C2 di inglese, non è che ti dicono aspetta, ma ci facciamo un bel corso di 6 mesi, facciamo un bel esame con madrelingua e poi ti do la carta, no, quello che costa vai, via. Quindi che serve il C2, C3, C4 ti hanno curato la Citroën in omaggio. Quindi voglio dire, ma con questi presupposti, ma di quale musica vogliamo parlare? Cioè, io mi metto pure qua a volte, no? Dico, sì, mi metto a parlare prestazione, apprendimento, metodo di studio, l'ansia, meditazione, ma cioè, che a volte dico, ma che cazzo me lo fa fare? Perché poi quando uno va nelle scuole, trovi il conservatorio, cioè perché dicevo prima, no, ma quello è stata un'occasione mancata. Ma certo, perché il nuovo ordinamento tu mi fai fare tanti di quei corsi inutili, che quello chi vuole imparare alla fine per forza lezioni private devi fare, perché tu mi fai stare lì dal lunedì al sabato a fare corsi che non servono un cazzo, quando poi magari qualche corso più utile me lo potessi mettere, non me lo metti, come io faccio sempre oramai riferimento alla famosa ora di ora di, oppure nel caso di un conservatore, di corso di elementi di psicologia, in cui trattiamo elementi come lo stress, in cui parliamo di argomenti come l'ansia da prestazione, parliamo di gestione della prestazione, tutte le cose che parliamo qui. Ma perché se io mi faccio un corso di 30 ore per 5 anni, sono 150 ore di formazione, ma porca miseria, ma qualcosa non imparerò. Infatti poi quando ho parlato con alcuni ragazzi che studiano all'estero, per esempio, e mi sono confrontato su, guarda, io faccio questi esercizi per la mente, tipo la meditazione, ah sì, là li devi fare obbligatorio, ah sì, noi abbiamo pure il corso di yoga, facciamo questo, consapevolezza corporea, cioè inteso lavoro sulla postura, proprio sul modo di affrontare la prestazione, tutti i benefici di come gestire il corpo, quindi con la nutrizione, l'allenamento fisico, tutte le scemità di cui parliamo qua. E allora noi abbiamo perso un'occasione, cioè questo dico, la musica non è più qualcosa di serio. Infatti qua basta vedere Sanremo, che è diventato uno show, anzi un circo, anzi è pure il circo, perché se mi viene in mente il circo di Monte Carlo, quello è un circo serio, cioè non so manco come definire, cioè dove la musica è l'ultima cosa, quindi ci sta quello che distrugge il parco, quello che... vabbè, non voglio parlare di questo. Quindi poi quando, ecco, trovi là, vai su internet e trovi l'articolo mazzetta al conservatore, cioè veramente la scoperta dell'acqua calda, perché se uno, ecco, se ci fosse maggiore controllo, cioè si parlerebbe di questo per anni, altro che Matteo Messina Denaro, cioè quella. Quindi vabbè, si è capito un po' qual è il mio punto di vista, non voglio stare qui a dilungarmi, però sono tematiche che un po' voglio portare, quindi non solo per parlare sempre di musica, ma anche per portare degli argomenti esterni, quindi non è che oggi ci portiamo a casa qualcosa di utile, però ogni tanto ci conviene un attimo rimarcare l'ovvio, quindi la scoperta dell'acqua calda andava sicuramente menzionata. Quindi direi di concludere, perché non è che vogliamo parlare, cioè se ci mettiamo qui non finiamo più. Quindi ti invito ancora una volta ad iscriverti al canale, perché oltre di queste cose parlo anche di cose utili, quindi magari non so se hai voglia di condividere questo contenuto, però ti invito sicuramente a finanziare questo
progetto. Poi ci sono le risorse gratuite, quindi la tesi di laurea, ci sono uno strumento della famiglia degli ottoni, contenuti specifici per i trombonisti e per prodotti e servizi. Gli ebook che trovi tra l'altro anche sul mio Patreon ad un prezzo agevolato, che costano il 20-30% in meno se ti iscrivi per un mese al mio Patreon. Poi c'è il videocorso musicista vincente in cui ti parlo del mio metodo Morite, che è un corso che dura circa 34 ore. E poi ci sono le lezioni e coaching private con me. Cioè, ci tengo sempre a specificare che la prima lezione non è gratuita, perché di solito in un'ora riusciamo già ad individuare, a lavorare su delle aree specifiche. Però, cosa che non è mai capitata, però c'è la possibilità di rimborso. Ovviamente la prima lezione costa meno rispetto alla mia tariffa oraria, quindi se pure fai una lezione privata e non sei contento puoi ricevere un rimborso, oppure hai un problema specifico, ci lavoriamo per un'ora, ti do delle cose da fare e poi magari non è che devi continuare per forza con me, comunque ti fai la tua lezione a prezzo agevolato. Quindi io direi che per questo contenuto di attualità, di sfogo, è tutto, e ti do appuntamento al posto d'altro. Parleremo di un argomento molto molto importante, che è, ti racconto la mia esperienza con la pratica della meditazione dopo un anno da cui l'ho scoperta e appunto mi sono esercitato. Vediamo tutto ciò che sono riuscito ad ottenere con questo esercizio. Quindi di nuovo ti do appuntamento al prossimo contenuto.